sono fatto anch'io l'amministratore. E quindi tu devi mettere assieme un pacchetto di, per esempio, si è detto, l'abbiamo detto oggi, le riforme in partenza costano, c'è poco da fare. Cioè qualsiasi impresa che fa un'innovazione organizzativa, eccetera, sulla quale poi risparmierà, se ritiene di risparmiare. Però la prima cosa è l'investimento. E ti viene riconosciuto perfino, che ne so, se sei in una crisi drammatica, la borsa, gli analisti o quelli di Reddit, te lo riconoscono che se davanti alla riforma sei in azienda, i primi 2 anni spendi di più. Noi pretendiamo di fare le riforme? No, allora intanto che fai queste riforme qui però, devi preoccuparti anche di vedere come in modo stabile poi o risparmiare da altre parti o tirar su delle risorse. Nel pacchetto ci vuole una riforma fiscale congegnata in modo che da aumentare il tasso di fedeltà fiscale di questo paese, se no è inutile che ci mettiamo in moto, tanto per dirne uno. E ci vogliono degli interventi di riforma che aiutino a mettere il cacciavite in alcune spese della pubblica amministrazione. Non c'è dubbio. Io vorrei ricordare, darvi solo queste cifre. 8 miliardi in 3 anni in taglio della scuola, 1,4 all'università. Aggiungere un paio della ricerca, noi facciamo in 3 anni 10 miliardi in meno, cioè 10 miliardi di tagli in questi settori strategici. Contemporaneamente, nei 2 anni scorsi, abbiamo speso 12 miliardi in più in acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Non è possibile. Bisogna che troviamo un modo di andare a risparmiare sul serio dove si può, mettendo il cacciavite in meccanismi, non facendo proclami o tagli lineari, che è come fermare l'acqua con le mani, andando a vedere meccanismi che ti consentano dei risparmi, maggiore fedeltà fiscale e poi finanziare le riforme essenziali. Finanziare un po', non è che stiamo parlando di cioè, finanziare un po' le riforme essenziali. Allora, e qui siamo al tema, che cosa sono queste benedette riforme? Ormai chiamiamo riforma qualsiasi cosa, chiamiamo riforma un aggiustamento, chiamiamo riforma un bricolarsi e chiamiamo riforma una controriforma. Una volta c'era, si chiamava riforme e controriforme, no? Non so, io ho fatto qualche riforma, me la cancellano e la chiamano riforma, almeno chiamano controriforma, sarà magari giusto, ma non chiamarli riforma. A me mi sta riformando tutti là, tutti i giorni. Quindi, allora adesso noi cosa chiamare? Una riforma deve avere una logica, deve avere una direzione di marcia, l'avete detto tutti, è fondamentalmente è un'operazione culturale, di cultura di governo una riforma. No? Guarda, darti un obiettivo, io, quelle che ho fatto io le più importanti, alla fine ci ho pensato, è sempre attorno a un'idea. Una, poi che si complica per l'Iran, ma insomma deve esserci un'idea, no? Io francamente, come avete detto voi, non sto vedendo idee in queste cose che chiamano riforme, sto vedendo un'altra operazione, sto vedendo come parto da offensive ideologiche e porto le cose da Tremonti. Questo è il la scuola. Ci ha già dato una bella pista di questa vicenda, di questo modo, e non so se vi ricordate come è nata la famosa riforma della scuola, epocale anch'essa, la riforma, nacque, se vi ricordate, da un battage che diceva ci vuole serietà, ci vuole rigore, descrivendo per contrasto una scuola come una cozzaglia di gente, di fannullonismo e anche di disordine, no? E d'altronde i sondaggi risultano sempre, se gli dici ma è giusto, no, che il voto in condotta faccia meglio, perché ho di finirla col bullismo che hai visto in televisione l'altro giorno, che cosa c'è, ma certo, 80% avanti. E non è il caso di mettere il grembiulino e il grembiulino, ma sì, io le ho sempre detto, signore guardi che uno può farsi una canna anche con perché qui bisogna anche spontarlo, è ideologia, è ideologia. Dopo che ti hanno fatto il massaggio ideologico, sondaggi a lato, arriva la cosa, la riforma che te la porta da Tremonti. Quello là gli ha calcolato 8 miliardi in meno e voi andate a vedere la scuola fino al calcolo orario
delle diverse materie, eccetera, ti porta a 8 miliardi invece, dovrebbe sbagliarsi. Ecco, allora cerchiamo che l'università non faccia questa cosa qua, perché noi siamo esattamente per questa strada. È cominciato con il lancio di un'idea di epocale, perché è di nuovo che non è elencato le strutture, i problemi, tantissimi, vediamo su bene, no? Perché per l'amor di Dio. Ma un conto è se dici, brandisci i problemi, se trovi i problemi, evidenzi i problemi con l'ansia e volontà di risolvere. Un conto è se li usi come clava per distruggere la credibilità di un problema, di un'istituzione, di una roba, e far risparmiare 3 volte più di soldi. Perché le due cose sono diverse. E quindi ci troviamo adesso sostanzialmente sospesi per queste cose. Cioè lei è arrivato, il ministro è arrivato con delle linee guida, eccetera, dove per l'amor di Dio chi può dir di no? Autonomia, ma figurati, valutazione, accidenti, merito, di più, siamo tutti d'accordo. Chi può dir di no? Dopodiché vai a vedere il rapporto fra queste parole e il testo, e il rapporto fra queste parole e la realtà vivente che sta incontrando l'università in questi mesi qua. Già sulla questione del testo ci sono incongruenze micidiali, tanto detto, non le riprendo, ma venire a parlare di autonomia e poi pretendere anche di dire a tutte le università d'Italia quanti privati non essere dentro nei consigli di amministrazione, come anche qui se, che il privato cambia l'acqua in vino, no? Cioè fa il miracolo, no? Può servire, può non servire, bisogna vedere, bisogna guardare dove sei, dove, se sei a Torino, se sei là, dove sei, insomma cerchiamo di non, quindi contraddittori al massimo. Ha detto Meloni, d'altronde si è detto, non voglio riprendere che non voglio essere lungo, cioè l'asse logico è questo adesso farà appassionare su questi temi della governance, ma insomma dai temi strutturali poi si sfugge sostanzialmente, dei temi strutturali, e noi invece partiamo da un altro punto di vista, a partire dalle grandi questioni strutturali, perché vogliamo di finanziamento, vogliamo di tassazione, vogliamo parlare certamente di valutazione, di reclutamento e progressione di carriera, vogliamo parlare certamente di differenziazione di autonomia, però sapendo che tutte queste cose qui hanno bisogno poi dei pilastri di riferimento. Valutazione vuol dire uno strumento di valutazione, un metodo di valutazione. Quando fai programmazione, la ricerca ci vuole, non dico il GOS plan nazionale della ricerca, ma insomma, sapere un paese dove vuole andare, bisogna che lo dici e lo scrivi, e non semplicemente con un'elenchessa di settori, eccetera, eccetera, che non ha priorità, che non ha un riferimento di risorse e così via, perché sennò ti sfugge l'elemento di base di una programmazione e tutto il resto. E quindi dobbiamo impegnarci su questo. Adesso, ripeto, avete sentito un po' da Meloni, avete visto le carte, la prima impostazione, e noi abbiamo bisogno naturalmente di avere contributi, raccogliere e perfezionare le nostre posizioni, intanto che teniamo aperto il fronte alla battaglia in Parlamento, perché quello che ci interessa di più in queste settimane è far notare lo scarto fra quello che ci viene detto e scritto a volte e i fatti che stanno succedendo.